alla vostra. Ciao ragazzi, è davvero piuttosto faticoso vloggare in questo periodo, soprattutto per la situazione in cui stiamo vivendo. Mi piacerebbe molto di più portarvi in giro con me, ma non si può. Esco solo per lavoro e per la maggior parte delle volte, come ho già detto negli scorsi vlog, non posso riprendere per via della privacy. Quindi ho fatto un mixone del materiale che ho realizzato in questi giorni e detto questo, via col vlog. Colazione da asporto del McDonald's. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Io ho preso un cappuccio. Non riesco ad andare indietro, questo è troppo lungo, ragazzi. Qui come facciamo? E anche oggi si fa colazione in macchina. Io ho un toast. Ma dove siamo arrivati? Guarda dove siamo arrivati. In che senso? Un colazione in macchina. Troia. Grazie. Troia maledetta. Maledetta. Aspettiamo. Questo vlog è uscito tra le rabbie. Ah, una scheggia, porca puttana. Dobbiamo organizzarci. Mi butti lo zucchero a me? Dammene un altro. Ho bisogno di zucchero. Non l'avevo chiuso bene, sto facendo un danno. Alla vostra. Mi sbauccio facile. Va bene. E poi ovviamente due brioche alla marmellata. Marmellata. Morsi piccoli. Ragazzi, mi fa un po' più schifo. C'è un po' di spettro qua. Questa macchina è indubbiamente da lavare. Ma non c'era la marmellata, me ne sono accorto adesso. Non è romantico fare la colazione in macchina? Ci dà qualcosa di quel romanticismo. Mi sento romantico, Arianna, questa mattina. Cioè, si sente la mandibola? Si apre? Fastidio. È il mio problema la mandibola. Ho capito, appunto, visto che ce l'hai, mossi piccoli, no? I've got a feeling this is the night. All'IKEA, ma soprattutto siamo indecisi su quale divano comprare e adesso vi facciamo vedere. Arianna vorrebbe questo, ma grigio chiaro, e il pro di questo è che c'ha la chislong che si può alzare. Invece punto su questo colore, perché mi sembra più elegante, ma soprattutto ha i piedini dello stesso colore delle sedie e quindi secondo me ci sta bene in casa. Voi cosa dite? Questo o questo? Questo divano, quello che ho scelto io, mi dà la sensazione che sia più fine, più bello da vedere, rispetto a quello lì che mi sembra molto più pacchiano. Allora, Ari, abbiamo deciso quale divano prendere? Da-da. Però è sporco. È sporco perché sarà sporco. Non prendete quel divano, prendete questo. Raga, andiamo a vedere anche la lampada. Corri, Ari, che abbiamo appuntamento da Ricci. Corri, corri. Dai, Ari, siamo in ritardo. Ho ripreso davvero poco mentre eravamo con il consulente. Non era carino nei suoi confronti, ma soprattutto eravamo noi che dovevamo essere concentrati sul progetto. Questa è stata la seconda volta da Ricci casa. La prima, pensate un po', era stato a gennaio dell'anno scorso, quando avevamo scelto cucina e camera da letto. Poi c'è stato quello che c'è stato e abbiamo dovuto rimandare di un anno. Stavolta però abbiamo confermato tutto. Qui abbiamo i progetti che mi piacerebbe davvero tanto farvi vedere, ma un po' per dare quella sensazione di attesa e un po' per scaramanzia, che è meglio non giocarci soprattutto in questo periodo, ho deciso di posticipare questo evento quando ci sarà ufficialmente qui fisicamente tutto il materiale, quando si potrà toccare con mano. Specter. E iniziamo questa seratina nerd con l'episodio finale di queste oscure materie. Comunque c'è da dire che questa è una delle sigle più belle che abbiamo mai visto. Intanto che vado a prendere il mandarino all'Arianna, perché ha bisogno di mangiare qualcosina di fresco, vero Arianna? Stiamo guardando la puntata finale della seconda stagione di Queste Oscure Materie, una serie che vi consiglio se siete amanti del fantasy, ma soprattutto se avete letto il libro. Mi raccomando, se volete vederla, maratonatela una dietro l'altra, perché è una serie molto difficile, c'è un casino di roba da sapere e soprattutto non è che sia spiegato proprio così tanto bene. Quindi mi raccomando, se volete vederla, una dietro l'altra. Me lo sbucci? Sapevo che c'era il pisano. Oh, sì.
Sì, no. Cioè, praticamente ho già finito il mandarino. C'è la telecamera che mi sa di mandarino. Finale della seconda stagione di Queste Oscure Materie. Pensavo si scoprisse di più. Invece è una serie che proprio lascia un po' tutto al caso, diciamo. Non chiude tanto il cerchio e devo aspettare un anno per sapere delle cose che molto probabilmente potevano anche dire qui. Il finale non mi ha esaltato tantissimo. Però adesso, prima puntata della nuova serie Marvel su Disney Plus, WandaVision. Ma che emozione. Aspetta. Qualche giorno fa ho visto le prime due puntate di WandaVision e niente, non c'è moltissimo da dire se non che secondo me è una serie molto coraggiosa. Ma più coraggiosa lo è la Disney. Lo è la Disney a far uscire solamente due puntate e non far uscire la serie per intero. Il rischio che qualcuno l'abbandoni così su due piedi secondo me è molto grosso. Le prime due puntate sono in bianco e nero, in 4/3, e c'entrano ben poco con quello che la Marvel secondo me ci ha propinato negli anni. A me è piaciuta, ne riconosco il potenziale. Ci sono scene molto interessanti, profonde, che secondo me, saranno il preludio di qualcosa più grosso. E poi ragazzi, nella prima puntata, non so se avete fatto caso, ma la signora è l'attrice che faceva Kitty in The 70 Show, che secondo me cozza benissimo. Dovevano prendere anche il papà, Red Foreman, in The 70 Show a fare il marito, perché sarebbe stata uno dei più grandi easter eggs della storia del serie TV. No, non è vero, però sarebbe stato molto figo. Ho notato, sai cosa ho notato, Arianna? Che continuo a dire allora ragazzi. Devo smettere di dire allora ragazzi. Quindi dirò, ragazzi, concludiamo questo vlog con una delle mie serie TV preferite italiane. E tu serie TV preferite italiane, ti vedo su qualcosa. Sì, infatti, ho detto serie TV italiane nella stessa frase, non è che cozzano bene. I Delitti del Barlume, una serie TV Sky Original, basata su una serie di libri, ovvero I Delitti del Barlume. Se potete, vi consiglio di recuperarla, se non l'avete ancora vista, perché è molto bella. È fatta molto bene, nonostante sia italiana. Ci vediamo al prossimo vlog.